Di cosa parliamo quando parliamo del corpo nella relazione? Quando perdiamo il contatto col corpo, entriamo in uno spazio cieco, di non comunicazione. Perdiamo contatto con la realtà, con la terra, con gli altri. Se vogliamo essere di aiuto agli altri, prima di tutto dobbiamo ascoltarci, sentire il corpo. Non è una strada facile, una strada alla quale siamo stati educati, ma è l'unica che abbiamo. Perché questo avvenga, ci deve essere movimento, relazione con l'ambiente, con gli altri. Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo, una volta che si è imparato a leggerlo. L'idea è quella di riuscire a stare e vibrare con l'altro, non come l'altro. Spostando il processo empatico di essere con il cliente da una realtà virtuale, come se, a una realtà fisica, la risonanza somatica. Il corpo nella relazione. Partirà a Udine la nuova edizione del Master Ipso in abilità somatorelazionali, rivolto ai counselor e a tutti i professionisti impegnati nelle relazioni d'aiuto, che vogliono integrare l'approccio corporeo nella loro pratica professionale. Per informazioni e iscrizioni, contattate la segreteria al 329-1590-288 oppure tramite email segreteriaudine@biosofia.it.